Carla e la moglie Olivia hanno cenato insieme. Hanno mangiato le stesse cose, patatine fritte, pesce e un'insalata. Mezz'ora dopo Carla si è sentito male e ha chiamato un'ambulanza, ma quando i soccorsi sono giunti sul posto era già incosciente. L'uomo è stato immediatamente portato in ospedale. Fortunatamente i medici sono riusciti a salvarlo in tempo. Quando hanno capito cosa gli era successo, sono rimasti tutti scioccati. L'uomo era stato avvelenato. Ma com'è possibile? Lui e la moglie hanno mangiato gli stessi piatti, ma Olivia stava benissimo. E la cosa bizzarra è che, il giorno dopo, la polizia ha arrestato la donna per aver tentato di avvelenare il marito. Ma com'è possibile? Olivia ha lasciato il cibo insipido e messo il veleno dentro la saliera. Peter è riuscito a diventare un poliziotto e ha iniziato a fare il tirocinio come detective. E una settimana dopo aver iniziato, aveva già un caso difficile tra le mani. Uno dei suoi colleghi stava indagando su una serie di crimini legati al contrabbando e stava per risolvere il caso, ma poi la donna è scomparsa. Peter è andato sul posto dove era stata vista per l'ultima volta e ha trovato un biglietto. 7718. Peter aveva tre sospetti: Bill, il manager in una compagnia petrolifera, Todd, un gioielliere, e John, un rivenditore di auto. Chi è il criminale? Peter è riuscito a dimostrare di meritare il distintivo da detective. Ha capovolto il messaggio e lo ha letto. Sorprendentemente, le lettere contenevano la parola Bill. Qualcosa è andato storto in un laboratorio super segreto. Una sostanza chimica sperimentale di nuova concezione è fuoriuscita e nel giro di pochi secondi sono mutate diverse piante e animali. Gli scienziati erano intrappolati nella stanza con dei mostri feroci. Ma uno dei ricercatori è riuscito a capire come poter uscire da quella terribile situazione. Ma la sostanza di cui avevano bisogno era in un'altra parte del laboratorio. Gli scienziati potevano arrivarci solo se attraversavano uno dei tre corridoi. Il primo era sorvegliato da dei coccodrilli sputafuoco e, dopotutto, era un laboratorio sperimentale. Il secondo corridoio era pieno di girasoli carnivori con denti molto affilati. Il terzo passaggio brulicava di api velenose. Quale dovrebbero scegliere gli scienziati? Dovrebbero optare per il corridoio con i girasoli. Sono piante e, per quanto spaventose, non possono muoversi. Terry e Alice si sono innamorati e hanno iniziato ad uscire insieme. Ma la migliore amica della ragazza, Sara, era gelosa della loro relazione. Alice non voleva perdere la sua amica e ha cercato di tenere per sé gli appuntamenti con il suo ragazzo. E così gli lasciava dei messaggi in codice con scritti i luoghi dove si dovevano incontrare. Un giorno Terry ha trovato un nuovo messaggio. Il biglietto diceva: all'inizio era perplesso, ma quasi subito ha capito dove doveva incontrare Alice. Riesci a capirlo anche tu? Alice ha detto a Terry di incontrarla all'angolo della strada. Patrick ha chiamato la polizia. L'uomo sembrava molto preoccupato. Mia moglie Victoria ha portato il cane a fare una passeggiata nel pomeriggio. Poi il cane è tornato, ma da solo. Non so dove sia Vicky. La polizia ha interrogato i sospettati. La signora Summers ha detto che aveva guardato la TV tutto il giorno. Ero impegnato a consegnare la posta, ha detto il postino. Non ho avuto tempo di soffermarmi in zona e non ho visto niente. E il signor Thomas ha detto alla polizia che stava lavorando nel suo studio, a casa. Il detective ha subito capito che una di queste persone stava mentendo. Ma chi? Era il postino. Ha la manica strappata e un morso di cane sul braccio. Inoltre c'è del pelo nero attaccato ai suoi pantaloni. Molto probabilmente il cane della signora ha cercato di proteggerla. Quest'anno tre orologi costosi sono stati rubati dal negozio del signor Brown. Purtroppo però la polizia non è riuscita ad aiutarlo. Così decide di assumere un investigatore privato.
Quando Laura arriva sul posto, chiede immediatamente di vedere tutti i filmati delle telecamere di sicurezza da gennaio a dicembre. Dopo averli visti, dice al proprietario del negozio chi è il ladro. Cosa ha notato nel video? Lo stesso tipo è venuto più volte nel negozio, ad aprile, agosto e novembre. E ogni volta aveva un braccio rotto, ma a nessun osso ci mette 8 mesi per guarire. Joe aveva un amico, Randy, che non rispondeva mai alle domande in modo diretto. Una volta Joe ha inviato un messaggio a Randy, invitandolo ad unirsi a lui e ai loro amici in un bar. La risposta di Randy era piuttosto strana. Mi dispiace, niente soldi, lavoro in Della Non. Fortunatamente Joe conosceva bene il suo amico e aveva capito cosa intendesse. Ma tu riesci a capirlo? Randy voleva dire che non aveva soldi perché non aveva un lavoro. Poi Joe ha scritto un altro messaggio a Randy quando aveva bisogno di un suo consiglio. Nonostante tutte le sue stranezze, era un bravo amico e lo aiutava a trovare soluzioni a situazioni difficili. Quindi Joe gli ha scritto: «La mia ragazza ha preso la mia macchina fotografica professionale senza chiedermi il permesso e poi l'ha distrutta accidentalmente. Cosa dovrei fare?» La risposta era bizzarra, ma non inaspettata. Dim e per ent dona ica. All'inizio Joe non voleva seguire il suo consiglio, ma dopo un po' ha deciso che era la cosa giusta da fare. Qual è stato il consiglio? Dimentica e perdona. Dylan era un ragazzo estremamente popolare in ufficio. Alto, bello, divertente e amichevole. Ma c'era una cosa che lo rendeva antipatico. Ogni mese cambiava fidanzata. Un venerdì Dylan era più felice del solito. Finalmente aveva comprato l'auto dei suoi sogni. All'ora di pranzo è andato al parcheggio per controllare il suo tesoro. Oh no! La macchina era rovinata, graffiata e ricoperta di vernice. Dylan era distrutto e ha subito chiamato la sicurezza. Aveva 3 sospettati, tutte sue ex. Andrea ha detto che non sapeva che Dylan avesse un'auto nuova. Catherine ha detto che stava preparando un rapporto per il capo e non si era mai allontanata dalla scrivania. E Mila ha detto di averlo già perdonato da tempo. Chi ha rovinato l'auto di Dylan? È stata Catherine. Ha un po' di vernice sulla gonna e il colore è lo stesso della vernice sulla macchina dell'uomo. 2 cameriere lavorano in un piccolo albergo in montagna. Un giorno, il proprietario dell'hotel scopre che una di loro ruba regolarmente agli ospiti, ma non sa quale sia delle due. Così osserva le donne mentre puliscono le stanze. Potete aiutare il proprietario a capire chi è la colpevole? La cameriera a destra non ha notato l'anello sotto il divano. Potrebbe non essere molto brava a pulire, ma non è di certo una ladra. Per quanto riguarda la cameriera a sinistra, ha individuato l'anello e l'ha messo nel secchio. Sicuramente lo terrà per sé. È lei la ladra. Un pomeriggio, tutti i soldi furono rubati dalla cassa di un piccolo bar sulla spiaggia. La polizia aveva 5 sospettati. E tutti affermarono di non essere stati al bar recentemente. Guardali attentamente e cerca di capire chi è il ladro. È il ragazzo con il cocktail in mano. L'avrà sicuramente comprato al bar. Ma allora perché ha detto che non c'era stato? L'agente di polizia, Cheryl Adams, era andata a trovare dei suoi colleghi in un'altra città e mentre stava camminando lungo il fiume ha scattato una foto che voleva inviare al marito, quando all'improvviso si è scontrata con un uomo. Sono caduti entrambi a terra. Dopo aver aiutato Cheryl a rialzarsi, l'uomo ha iniziato a scusarsi. Si è scoperto che qualcuno gli aveva rubato il portafoglio e stava cercando di prendere il ladro. Stavo dipingendo la mia barca e avevo il portafoglio accanto a me. Poi mi sono distratto e quando mi sono voltato, il portafoglio non c'era più. Cheryl capì che il ladro non poteva essere andato lontano ed è andata con l'uomo al molo vicino. C'erano 4 soggetti
E dopo averli guardati attentamente, l'agente di polizia ha capito chi era il ladro. Ora tocca a te capirlo. È l'uomo che sta parlando al telefono. È sporco di vernice. Giulia è andata a pranzare nel suo ristorante preferito. Ha preso un tavolo vicino alla finestra e ha messo la sua borsa sulla sedia accanto a lei. Una volta che la donna ha ordinato, è andata in bagno a lavarsi le mani. Ma quando è tornata, la borsa era aperta e il portafoglio non c'era più. Il cameriere le disse che aveva notato un uomo vicino al suo tavolo. Era basso e con un tatuaggio sul collo. Ha detto che era uscito fuori in terrazza. Giulia ci andò subito e vide tre persone. Li guardò attentamente e presto capì chi aveva preso il suo portafoglio. Chi è il ladro? È la giovane donna a destra. Puoi vedere la parrucca e dei vestiti da uomo nella sua borsa. Inoltre indossa un dolce vita per coprire il tatuaggio sul collo. Martin si sveglia rinchiuso in un seminterrato. L'uomo non ha idea di come sia finito lì, probabilmente tramite una botola nel soffitto. Ci sono tre porte che portano fuori dalla stanza. Dietro la prima c'è una fossa profonda con punte di metallo sul fondo. La seconda porta conduce a un lago pieno di piranha affamati. E dietro la terza porta ci sono coccodrilli. Ma la cosa peggiore è che la stanza inizia a riempirsi d'acqua. Devi aiutare Martin e in fretta. Quindi scrivi nei commenti cosa dovrebbe fare il poveretto per salvare la sua vita. Martin dovrebbe aprire la prima porta, la fossa inizierà a riempirsi d'acqua e alla fine il ragazzo sarà in grado di nuotare oltre le punte. Abbiamo un'altra persona, Alisa, intrappolata in una stanza che si sta riempiendo d'acqua che proviene da un rubinetto nel muro. Non ci sono finestre nella stanza e la porta è bloccata. Alisa ha un solo scopino e un grande secchio. Se sai come salvarla, commenta qui sotto. In realtà non è così pericoloso, Alisa deve solo chiudere il rubinetto. Nick stava navigando intorno al mondo sul suo yacht quando fu colto da una terribile tempesta. Ad un certo punto ha sbattuto la testa contro l'albero e ha perso conoscenza. Quando riprese i sensi si ritrovò sulla spiaggia, circondato da abitanti del luogo dallo sguardo minaccioso che sicuramente non gradivano gli stranieri. Offrirono a Nick tre opzioni: mandarlo in una grotta piena di tarantole, gettarlo in un fosso pieno di scorpioni gialli o portarlo davanti a diversi leoni affamati. Se non scrivi nei commenti quale opzione dovrebbe scegliere il ragazzo, potrebbe finire male per lui. Nick dovrebbe scegliere le tarantole, dato che nella maggior parte dei casi sono innocue per le persone. Guarda questo vulcano, sta per eruttare. Sfortunatamente Lauren ha un solo posto nella sua auto sportiva, ma ci sono tre persone che vogliono allontanarsi il più possibile dal vulcano. Chi dovrebbe salvare? Un ragazzo giovane e bello, una donna ricca o una nonna? Mentre l'uomo e la donna sono giovani e possono muoversi velocemente, capaci di scappare, la signora anziana non ce la farà. Lauren dovrebbe darle un passaggio, ma se non sei d'accordo, scrivi la tua opinione nei commenti. Guarda questi insegnanti, uno di loro è un vampiro. Devi reagire velocemente per salvare gli studenti da una morte prematura. L'insegnante sulla sinistra è il segno dell'abbronzatura, ma i vampiri hanno paura della luce del sole. Quello sulla destra è il gesso sulla gamba, è improbabile che sia un vampiro. Ma quella nel mezzo ha tutto il corpo coperto, indossa persino i guanti. Deve essere il vampiro che stiamo cercando, dato che ha paura che i raggi del sole tocchino la sua pelle. Melanie ha invitato la sua collega Maria a cena. Maria rimase sorpresa perché pensava di non essere simpatica a Melanie, ma Melanie preparò una cena fantastica. Ha addirittura cucinato del tonno, ha tagliato il pesce a metà e ognuna delle donne ha mangiato la sua porzione.
Un po' più tardi Maria impallidì e perse conoscenza. Venne portata in ospedale, era una grave intossicazione alimentare. Diversi giorni dopo, la polizia arrestò Melanie per aver tentato di avvelenare Maria. Scrivi nel commento come è riuscita a farlo, dopotutto le donne hanno mangiato la stessa cosa. Il veleno era su un lato del coltello che Melanie ha utilizzato per tagliare il pesce. In questo modo, solo il pezzo di tonno che ha dato a Maria era avvelenato. Osserva attentamente questa immagine. Una di queste persone ha appena rubato un pinguino. Se riesci a capire chi è il ladro, scrivi "capito" nei commenti. Il primo uomo è chiaramente venuto per dare da mangiare ai pinguini. La signora è davvero incinta. Per quanto riguarda il giovane, ha uno zaino pesante che gocciola. Il pinguino deve essere dentro. Guarda queste persone. Una delle donne non è sposata. Se riesci a rispondere correttamente nei commenti su quale sia, sei un vero detective. Entrambe queste donne hanno degli anelli, ma la signora bionda conosce le dimensioni esatte della valigetta di suo marito, quindi il pranzo che ha preparato ci entrerà sicuramente. Per quanto riguarda la seconda donna, deve essere sua sorella, hanno le stesse voglie sulla pelle. Quattro amici sono usciti per pranzo, hanno mangiato lo stesso cibo, ma due di loro hanno avuto un'intossicazione alimentare. Perché gli altri stanno bene? Accendi il detective interiore che è in te e scrivi la risposta nei commenti qui sotto. Quei due che stavano bene dopo il pasto non hanno bevuto caffè. Le bevande erano avvelenate, non il cibo. Queste signore sono andate a godersi un gelato insieme, ma dopo una di loro si è ammalata. Puoi dirci perché? La donna che in seguito si è ammalata aveva delle bacche sul suo gelato. Le altre signore hanno mangiato il gelato con la cannella. Michelle stava per lasciare il suo ufficio quando ha ricevuto un messaggio dalla sicurezza dell'edificio. Un pericoloso criminale si era intrufolato all'interno. La donna doveva uscire di lì il più presto possibile. Stava correndo verso gli ascensori quando entrambi si sono aperti simultaneamente. All'interno c'erano delle persone dall'aspetto sospetto. Per quale ascensore opteresti? Condividi nei commenti. Michelle decise di correre verso il secondo ascensore. Il criminale era appena entrato nell'edificio, quindi non sarebbe venuto da sopra. Dei criminali hanno rapito tre impiegati di banca per ottenere da loro informazioni finanziarie segrete. I banchieri sono stati chiusi in un seminterrato con una sola finestra alta sopra il piano. Gli uomini hanno deciso che almeno una di loro doveva scappare e avvertire la polizia. Si sono messi in piedi sulle spalle degli altri, ma quello in cima non riusciva ancora a raggiungere la finestra. Hai una soluzione a questo problema che potresti condividere con noi? Il più alto tra i banchieri dovrebbe arrampicarsi in cima. Quest'uomo ha molto probabilmente le braccia più lunghe, quindi riuscirà a raggiungere la finestra. Luke ha partecipato a un esperimento scientifico, ma qualcosa è andato storto e si è ritrovato in un luogo dove c'erano tre portali. Uno di essi portava a un deserto polare in Antartide, il secondo si apriva su un cratere vulcanico pieno di lava incandescente e dietro al terzo portale ecco l'era dei dinosauri con bestie enormi che vagavano. Attraverso quale portale salteresti? Diccelo nei commenti. Luke si congelerebbe all'istante in un deserto polare, la lava fusa non è nemmeno un'opzione, ma i diplodochi sono totalmente innocui per le persone, mangiano solo piante. Una volta un guardiano della prigione sentì per caso dei pettegolezzi molto inquietanti. Uno dei criminali più pericolosi stava pianificando un'evasione dal carcere. Il guardiano guardò le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e scoprì che due donne si comportavano in modo sospetto.
Una di loro era un ex bodybuilder, muscolosa, con i capelli corti e coperta di tatuaggi. L'altra era tranquilla e riservata, preferiva passare il tempo da sola. Dopo aver guardato il video più volte, il guardiano riuscì a capire quale donna stava pianificando l'evasione. Sei attento come il guardiano? Dimostralo scrivendo la tua versione nei commenti. Il secondo prigioniero sta pianificando una fuga. Se guardi attentamente noterai una lima nel suo chignon. Può usarla per passare attraverso le sbarre di metallo. Ecco Hudson. È un professore universitario. È l'ultimo giorno del semestre, quindi ha un mucchio di documenti nel suo ufficio. All'improvviso qualcuno spegne l'elettricità in tutto l'edificio. Hudson va nel seminterrato dove ci sono i generatori. Lì vede un interruttore spento e tre persone in piedi accanto ad esso. Tutti dicono di non aver toccato niente, ma uno di loro sta mentendo. Il bidello dice: «Le luci si sono spente quando sono venuto qui a pulire». Rebecca dice: «Sono una nuova studentessa, mi sono persa nei corridoi e sono arrivata qui per caso». E Nick dice: «Sono un laureato dell'ultimo anno. Sono venuto qui per trovare un gufo giocattolo, un souvenir che avevo nascosto qui molti anni fa». Chi sta mentendo? Il bidello ha un secchio e uno straccio, quindi non sta mentendo. C'è un gufo giocattolo nell'angolo della stanza, quindi Nick sta dicendo la verità. Rebecca sta mentendo. È la fine del semestre, quindi non può essere nuova in questo momento. Uno degli studenti di Hudson, Paul, ha una cotta per un'altra studentessa di nome Lisa. Una volta ha ricevuto un biglietto da lei in cui diceva che le piaceva. Così Paul decide di risponderle e di invitarla fuori. Sfortunatamente non ricorda quale sia il banco di Lisa. Ci sono due possibilità. Riesce a indovinare quale scrivania è quella di cui ha bisogno? Se ti ricordi, la nota è stata scritta con inchiostro verde. C'è una penna verde simile che giace sulla scrivania sulla destra, quindi molto probabilmente questa è la sua scrivania. Dopo le lezioni, Hudson sta lasciando l'edificio e si imbatte in un gruppo di suoi studenti. Gli chiedono se può far loro una foto. Puoi individuare un dettaglio strano nella foto? Questo ragazzo ha tre mani. Lisa e Paul si stanno divertendo fuori durante le loro vacanze invernali. Lisa sta imparando a pattinare sul lago e Paul sta sciando nel bosco. Chi non è intelligente? Lisa. Il ghiaccio sul lago si sta spezzando e non c'è nessuno nelle vicinanze per aiutarla. Che sfortuna, Lisa! Paul ritorna nel dormitorio. Ha una fame da lupi, quindi apre il frigo che condivide con il suo coinquilino Nick. Subito dopo, Paul inizia a urlare al suo coinquilino. «Nick, hai rubato di nuovo il mio cibo!» Nick risponde: «Sei un bugiardo, non l'ho fatto!» Paul dice: «Ebbene, ho una prova! Ho fatto una foto al nostro frigo prima di uscire». Riesci a capire chi sta mentendo semplicemente guardando queste due immagini? Da un'occhiata più da vicino. Gli scaffali sono firmati. Questi due scaffali sono di Nick e gli altri due di Paul. Questi tre oggetti sono scomparsi dagli scaffali di Paul. Questo significa che il bugiardo è Nick ed è ora di avere un nuovo coinquilino. Nel frattempo, Lisa e Paul stanno organizzando un appuntamento per stasera. A quanto pare, la signorina è sopravvissuta al ghiaccio che si è spezzato, ma il dormitorio di Lisa è situato sul lato opposto di questo labirinto. Puoi aiutare Paul a passare attraverso questo labirinto per incontrare Lisa? Ecco l'unico modo per uscire.
Il preside del college, Nina, assume un tuttofare per trasformare l'aria intorno al campus. Questo è quello che dice. Il tuo compito è di mettere 7 panchine. Triplicherò il tuo stipendio se trovi un modo per mettere esattamente 6 file di panchine in linea retta. Inoltre, ogni fila dovrebbe avere 3 panchine in particolare. Puoi aiutare l'uomo delle riparazioni a completare questo compito? Dovrebbe mettere 3 panchine come vertici di un triangolo equilatero. Altre 3 panchine dovrebbero essere collocate al centro di ciascun lato del triangolo. E l'ultima panchina dovrebbe essere al centro. L'operaio si mette al lavoro e va nel magazzino per prendere alcuni attrezzi. Riesce a trovare 2 oggetti identici? Eccoli qui. Il tuttofare è annoiato, quindi inizia un gioco a quiz. Continua a fare la stessa domanda a ogni studente che incontra, ma ogni volta la risposta è diversa. Riesci a indovinare la domanda? La domanda del tuttofare è: come stai? La figlia adolescente di Hudson, Jill, ha fallito un test, perciò lui la fa restare a casa a studiare invece di andare alla festa di compleanno di un amico. Nel frattempo, la figlia adolescente di Nina, Jules, si ammala, quindi passa l'intera giornata nella sua stanza invece di andare al cinema. Entrambe le figlie scendono per cena alle 7. Quale genitore è stato ingannato? Nina, guarda fuori dalla finestra, sta piovendo a dirotto. Jules ha i capelli bagnati e acqua sporca sui bordi dei jeans. Significa che era fuori. Bugiarda! La mattina successiva, Hudson e Nina si svegliano entrambi presto per preparare la colazione per le loro famiglie. Nina sta preparando dei panini. Nel frattempo, Hudson sta cucinando uova con bacon. Chi sta sbagliando? Hudson ha dimenticato di accendere la stufa. Hudson sta camminando verso il lavoro attraversando il suo parco preferito e vede questa scena. Riesce a individuare cosa c'è di sbagliato in questa immagine? Ci sono 2 soli nel cielo. Oh oh! Hudson arriva alla sua classe e inizia con un enigma arguto. Potresti dirmi quale parte di Londra esiste anche in Francia? La risposta corretta è la lettera N. Un enorme dramma si sta svolgendo in un diner vicino al campus universitario. Il proprietario di questo posto urla: «Dove sono i miei soldi? Manca un'ora alla fine del turno di lavoro, ma non ci sono soldi nella cassa!» Oggi hanno lavorato 3 dipendenti, ma giurano di non aver toccato i soldi. Dicono che non ci sono stati clienti oggi. Il capo non crede alla loro versione. Studia i dipendenti cercando di individuare il ladro. Lisa indossa un paio di occhiali da sole alla moda e vestiti di marca. Anche Mike indossa costosi vestiti griffati e un cellulare costoso. Robin indossa un vestito normale e gioielli falsi. Chi ha preso i soldi? Nessuno. Guarda il cartello sulla porta, dice aperto. Questo significa che le persone per strada hanno visto il cartello chiuso. Ecco perché nessuno è entrato e la cassa è rimasta vuota. Hudson trova un corridoio segreto nel seminterrato della scuola. Decide di esplorarlo e trova un vecchio baule del tesoro. Ma appena lo tocca, 3 pirati zombie escono e lo afferrano. Uno di loro dice: «Stiamo proteggendo quest'oro da 500 anni, non puoi prenderlo!» Hudson nota che c'è qualcosa che non va in questi ragazzi. Riesce a capire cosa esattamente?
sembrano falsi. Questo zombie indossa delle sneakers, il secondo ha un telefono in tasca e il terzo ha un'etichetta del prezzo attaccata alla sua sciabola. Sgamati! Molly è molto nervosa. Ha conosciuto un ragazzo fantastico online e oggi avranno il loro primo appuntamento offline. Non hanno mai visto le foto l'uno dell'altra. Il loro appuntamento si svolgerà in una vecchia parte del campus di sera. Molly arriva al punto d'incontro e vede due ragazzi. Il primo dice: «È un posto strano per un appuntamento, ma sono contento di vederti». E il secondo ragazzo dice: «Sono io! Non vedevo l'ora di vederti! Sei ancora più bella rispetto alle foto!» Uno di loro è l'appuntamento di Molly, mentre l'altro è un pericoloso criminale. Riesce a indovinare chi è chi? Il secondo ragazzo è pericoloso. Ha menzionato delle foto, ma Molly non ha inviato alcuna sua immagine al suo innamorato online. Pertanto il primo ragazzo è il suo appuntamento. Molly e il suo accompagnatore vogliono andare in un nightclub locale, ma la guardia non può farli entrare senza una password. Dà ai ragazzi un indizio. Più posti visito, meno riesci a vedere. Chi sono? Buio è la password. È un bellissimo giorno di fine settimana. Nina sta lavorando nel suo giardino. All'improvviso qualcuno la attacca alle spalle e lei sviene. Più tardi quel giorno si riprende e parla con la polizia. Nina sospetta di uno dei suoi vicini. Alcuni di loro non le vogliono proprio bene. Gli agenti interrogano tre sospetti. Bill dice: «Ho passato tutta la giornata a piantare alberi con mia figlia». Sabrina dice: «Stavo semplicemente innaffiando in pace i miei splendidi fiori e continuo a farlo». Luke dice: «Raramente esco di casa, quindi non conosco neanche questa donna». Chi di loro è sospetto? Il tubo da giardino di Sabrina non è nemmeno collegato alla fonte d'acqua. Sta solo giacendo a terra. Pertanto, la sua storia è falsa. Un giorno, Marcus stava tornando a casa dal lavoro. C'era un blackout in città e tutto era avvolto nell'oscurità. All'improvviso sentì dei passi. Qualcuno lo stava inseguendo. Iniziò a girarsi per controllare ed è in quel momento che il mondo attorno a lui divenne totalmente nero. Marcus tornò in sé in un seminterrato, fiocamente illuminato da alcune candele. Aveva di fronte a sé tre porte. Dietro alla prima porta, degli zombie affamati stavano aspettando il loro prossimo pasto. Dietro alla seconda porta stava imperversando un incendio. E la terza porta nascondeva un groviglio di fili elettrici scoperti. Ora sei l'unico che può salvare Marcus. Scrivi nei commenti quale porta dovrebbe scegliere immediatamente. Se ricordi bene, c'è un blackout in città, quindi i fili elettrici sono completamente innocui al momento. Marcus dovrebbe passare attraverso la terza porta. Stranamente, l'uomo si ritrovò da un barbiere. Dopo aver fissato la scena davanti ai suoi occhi per un momento, si rese conto che uno dei clienti era in grave pericolo. Scrivi chi è nei commenti qui sotto e dimostra di essere intelligente quanto Marcus. Marcus notò che la parrucchiera dai capelli rossi aveva scambiato uno spray antinsetti per uno spray per capelli, ma non appena aprì la bocca per avvisare il cliente, tutta la stanza sparì nel nulla. Era solo un ologramma. Qualcuno stava giocando con Marcus. Il ragazzo andò oltre. A un certo punto svoltò l'angolo e una folata di vento gelido lo colpì in pieno volto. Marcus era all'aperto ed era inverno ovunque. Dietro di lui non c'era nessun edificio, solo cumuli di neve e alberi scuri. L'uomo poteva solo andare avanti e vide tre sentieri, ma quello sulla sinistra passava attraverso la tana di lupi affamati. Per seguire quello al centro, Marcus avrebbe dovuto passare vicino a una famiglia di orsi. Il sentiero a destra attraversava un lago ghiacciato coperto di ghiaccio sottile.
Il ragazzo sta congelando. Aiutatelo nei commenti più velocemente possibile. Marcus dovrebbe scegliere il sentiero di mezzo. È inverno e gli orsi tendono ad andare in letargo durante questa stagione. Se sarà abbastanza silenzioso, non li sveglierà e uscirà dal bosco in sicurezza. E in effetti, Marcus riuscì a sfuggire al pericolo e presto avvistò una casa nascosta tra gli alberi. Ma solo dopo essere entrato si rese conto che era una casa molto strana e inquietante. Il principale indizio erano 4 porte di fronte al ragazzo. Dietro la porta 1 c'era una stanza piena d'acqua infestata da piranha. La porta 2 nascondeva un pendio di montagna. Una volta che qualcuno ci metteva piede, scattava una valanga. Dietro la porta 3 c'erano fili elettrici penzolanti al di sopra del pavimento e alcune macchie di umidità. E dietro la porta 4 non c'era altro che una piccola stanza con solo una finestra al 58° piano. Nient'altro. Scrivi la tua scelta nei commenti qui sotto più velocemente degli altri detective de Il Lato Positivo. Marcus dovrebbe passare attraverso la porta 3. Poiché i fili non toccano effettivamente il pavimento, l'uomo sarà in grado di piegarsi e strisciare verso l'altra uscita. Sfortunatamente, chiunque stesse mettendo alla prova le capacità di sopravvivenza di Marcus non voleva rendergli la vita facile. La porta che conduceva fuori dalla stanza era chiusa a chiave e aveva 4 serrature. C'erano anche 4 chiavi appese al muro accanto ad essa. Se Marcus voleva uscire dalla stanza, doveva abbinare le serrature alle chiavi. Se puoi aiutarlo a risolvere questo difficile compito, commenta "ce la faccio" sotto al video. Guarda le anse di queste chiavi. Tutte hanno aperture con un diverso numero di spigoli. E il trucco qui è che il numero di spigoli dovrebbe corrispondere al numero del codice sotto ogni serratura. Finalmente Marcus era fuori da quella stanza spaventosa, ma le sue avventure erano tutt'altro che finite. Di tutti i posti si è ritrovato nella mensa di una prigione. Per superare questi detenuti doveva capire chi di loro era il più ricco. Puoi aiutare Marcus? L'uomo a sinistra è uno chef, ecco perché ha un pasto speciale. Il tipo al centro ha dei gioielli d'oro, ma è improbabile che possano aiutarlo molto in prigione. Per quanto riguarda l'uomo a destra, ha uno smartphone nascosto in tasca. E in prigione un dispositivo del genere significa la possibilità di comunicare con il mondo esterno. Quindi deve essere il più influente e ricco tra loro. Ma se non sei d'accordo, scrivi la tua opinione nei commenti. Povero Marcus! Per uscire dalla mensa del carcere aveva bisogno di scegliere l'uscita più sicura, ma tutte sembravano altrettanto terrificanti. La prima conduceva alla tana di un orribile drago. La seconda in una stanza riempita di lava bollente. E per entrare nella terza stanza, Marcus avrebbe dovuto sgattaiolare attraverso raggi laser taglienti come lame. Questa è una scelta difficile. Dite a Marcus nei commenti quale strada dovrebbe scegliere. Il modo più sicuro è probabilmente cercare di scappare attraverso la terza uscita. Non sarà una passeggiata nel parco, ma almeno questi raggi laser non si muovono. Il luogo successivo è un'arena di battaglia. A quanto pare, quella forza misteriosa che giocava con lui aveva alzato la posta in gioco. 3 creature stavano aspettando il ragazzo e lui doveva combattere con una di esse per sopravvivere. Il primo mostro aveva la testa di un serpente a sonagli e il corpo di un furetto gigante. Il secondo aveva il corpo di un gorilla e la testa di un alligatore. E la terza creatura aveva il volto e il corpo di uno squalo bianco e la coda e gli artigli di un orso. Quale mostro dovrebbe scegliere Marcus? Condividi la tua saggezza nei commenti. I primi 2 mostri potrebbero probabilmente essere avversari estremamente pericolosi. Immagina quanto possa essere agile e velenoso il serpente furetto, e il gorilla alligatore è certamente troppo forte per essere sconfitto da Marcus.
Per quanto riguarda lo squalo orso, siccome gli squali hanno le branchie e non possono respirare a terra, l'uomo dovrà solo aspettare un po' e questo avversario si allontanerà da solo. Una volta finito tutto, Marcus fu trasportato in una stanza scarsamente illuminata. Davanti a lui c'era una famiglia dall'aspetto bizzarro. Marcus doveva capire quale membro di questa famiglia fosse posseduto da un fantasma. Essendo un grande osservatore, trovò presto la risposta. E tu? Quanto sei un osservatore attento? Scrivilo nei commenti. Beh, questa donna sembra un po' spaventata, ma non è posseduta, si è strozzata con del cibo e non riesce a respirare. L'uomo indossa occhiali scuri nonostante si trovi al chiuso, sospetto. Ma è cieco. Vedi quel bastone bianco accanto a lui? La nonnina è la persona posseduta. C'è una traccia di ectoplasma che attraversa l'intera stanza verso di lei. Dopo aver risolto con successo l'enigma, Marcus si ritrovò in una giungla. Dopo aver vagato per ore, arrivò in un luogo dove il sentiero si divideva in tre percorsi più piccoli. Il primo conduceva a un vulcano attivo con lava rovente che ribolliva nel suo cratere. Se Marcus scegliesse il secondo percorso, arriverebbe in una radura brulicante di pipistrelli velenosi. E il terzo percorso finiva in una palude, che inghiottiva tutto e tutti quelli che si azzardavano a percorrerla. Se sai dove dovrebbe andare il ragazzo, per favore diglielo nei commenti. Marcus scelse il secondo percorso, dato che la maggior parte dei pipistrelli è attiva solo di notte e inoltre quasi mai attaccano gli esseri umani, e si ritrovò a casa nel suo adorato letto. Era solo un sogno inquietante e molto dettagliato? Scrivi cosa ne pensi.